Sportivi, Buonasera e ben ritrovati con calcio a 5M Magazine, la nostra undicesima puntata per approfondire come al solito tanti temi. Siamo alla volata finale di tutti i campionati, ci sono anche dei tabelloni ad eliminazione diretta che prendono il via in questo periodo. Parleremo di tutto ciò come sempre insieme al nostro amico Peppe Gallozzo. Ciao Matteo, e buonasera a tutti. Ben ritrovato Peppe. Dunque, non possiamo non continuare ad aprire con la eh, serie A maschile perché c'è un Ital Service Pesaro che continua a volare, anzi se possibile vola sempre. Più in alto l'avvicinamento della primavera sembra far bene ai giocatori di Ramiro Diaz perché è arrivata un'altra grande vittoria, questa volta al photo finish, sempre Manfroi, segna sempre lui all'ultimo istante, ha regalato con il quarto gol, con il suo gol, la vittoria appunto per 4-3 in casa del Cisternino. Partita sofferta, prestazione non eccezionale ma vittoria pesantissima, anche perché, vediamo i risultati poi la classifica, lo capiamo presto, Camedosson cade in casa, scusate gioco di parole, con il Latina 3-1, Eboli perde con il Caos 5-2, Caos che lo ricordiamo ha 8 punti di penalità, poi lo vedremo in classifica, Lazio batte i al 5-3, Lollo Caffè Napoli perde in casa dopo tanto tempo 3-1 con la Lupa Renze vice leader. Milano perde con la Sapone 3-0 e Pescara e Rieti fanno 3-3. In classifica il Came mantiene il primo posto ma si fa riavvicinare dalle inseguitrici. In particolare ora sono al secondo posto insieme Lupa Renze e Aque Sapone a un solo punto di distanza. Lollo Caffè rimane inchiodato a 40 punti al quarto posto e guardate un po', Rieti a 36, il Pesaro che sale a 34. La distanza fra Pesaro sesta e eh, Napoli quarta sono, eh, è solo di 6 punti con lo sconto diretto al Palafiera in arrivo. Domani sera, quindi si può sognare addirittura di chiudere fra le prime quattro la stagione regolare. Poi, caos appunto a 33. Altrimenti sarebbe a 41 per la vicenda passaporti, quindi tesseramenti irregolari. Pescara completa la zona playoff a 31. Ma attenzione alla Latina che prova a rientrare di prepotenza. A periodo favorevole alla Latina. Si porta lì vicino. Discorso salvezza, anzitutto chiuso Peppe. Ma con questa vittoria più di Tigna che di qualità, il Pesaro dimostra che sa usare spada, fioretto e ambisce davvero in alto. E sognare lecito, perché dopo un risultato del genere, tutto maturato in queste modalità, è chiaro che, che tutti i sogni di gloria poi diventano possibili. Hai detto bene: la prossima partita sarà uno snodo cruciale, anche perché Napoli, secondo me, fino a questo momento è stata un po' la delusione di questo campionato. Perché comunque sia un organico per far bene, chiaramente può ancora far benissimo, però non vive un momento molto felice. Il morale, del, il morale del Pesaro invece in controtendenza è altissimo, quindi si incontrano due squadre, una che ha voglia di riscatto e una che si vuole confermare. Sarà una grandissima partita e in caso di risultato positivo sono convinto che, che Pesaro può veramente trasformare i suoi sogni in realtà. Appuntamento domani sera al Palafiera per Ital Service Napoli, ehm, eh, come al solito gioca di venerdì sera, l'Ital Service e le sue gare casalinghe, c'è eh, l'impressione che sarà un Palafiera. Stragremito proprio perché, in base alla classifica, è uno scontro che vale molto in questo finale di stagione. Ricordiamo che siamo alla ventitresima giornata, sarebbe la ventiduesima come etichetta, ma insomma, la partita numero 23 in campionato. E che manca davvero poco alla fine. Il peso era un calendario diciamo abbordabile, con una partita difficilissima in chiusura di stagione. È un pesaro che adesso sta recuperando anche 3, se Buaventura scusate, sono rientrati no. eh, da poco e quindi l'organico sembra completo. Ma che poi Matteo, attenzione, c'è anche un altro aspetto, un risultato positivo contro il Napoli adesso, ma che ambiente creerebbe per queste finali? Co cosa farebbe salire dentro la tifoseria del pesaro? Cioè, io sono convinto che quello di venerdì è un match che va oltre i tre punti, è un match che vale tantissimo per la stagione dei rossiniani e eh, io sono certo che Ramiro Diaz sia perfettamente consapevole della posta in paga. Sicuramente la starà preparando al meglio, appuntando, dicevo, domani sera. Al palafiera alle 20.45 ci sarà come sempre la diretta streaming del di service Pesaro curata dalla nostra MMAG Comunicazione. Quindi se andate sul nostro canale YouTube e non potete essere al palafiera, ci aspettiamo la carica dei mille come con l'acqua e sapone. Contro il Napoli, eh, potete vederla in streaming. Vediamolo tutto il prossimo turno, con uno sguardo in particolare alle vicine di classifica, diciamo vicine di casa dell'Ital Service. Dunque, l'Acqua e Sapone, seconda in classifica, ospita la Lazio. Il Latina, che cerca il playoff, ospita Eboli. Il Cameron, capolista, cerca riscatto con l'ICI Futsal. Poi abbiamo detto Pesaro-Napoli. Caos, Cisternino, il Caos insegue comunque a un punto il Pesaro da tenere d'occhio, sulla carta ha un impegno da vincere, Luparenze-Pescara è una sfida importante per capire se il Pescara resta attardato, perché quantomeno il Pesaro poi deve pensare a mantenere certo. il sesto posto, e Rieti, che al momento precede Pesaro, è un punto... gioca con Milano e quindi può mantenere i due punti di vantaggio in questo turno. Fra l'altro tutto questo, mentre Marzilegno ha segnato un Eurogoal, l'abbiamo... Eh, abbiamo la possibilità di, di ehm, vederlo alle nostre spalle insomma, nelle immagini della partita col Cisternino, un cucchiaio, un gol favoloso, la regia magari ce lo mostra eh, bene, fatto sta che lui era già capocannoniere a pari con Onorio e Patias e adesso Marcelegno con questo gol è salito in vetta solitario, di nuovo capocannoniere. Sì, un giocatore di un'importanza assoluta. Uno, penso attualmente il miglior finalizzatore, il miglior realizzatore che questa, che questa serie può, di cui questa serie può beneficiare, è stato preso con queste prerogative, d'altronde è un giocatore completo, sì, ma ha una facilità di gol che hanno veramente in pochi, quindi sta, sta rendendo nelle aspettative. Adesso da Natale in poi sembra veramente il vero Marselegno anche a livello di inserimento nel gruppo, sì. nel senso che lo vediamo felice quando segna a feeling con i tifosi che gli chiedono autografi, maglie, foto, selfie sì. e quant'altro. Insomma, davvero un Marselegno che può vestire i panni del trascinatore nella volata campionato e nelle final 8 di Coppa Italia. A proposito di final 8, ricordiamo che si viaggia sul doppio binario Serie A, Coppa Italia Serie A Peppe, ma anche Coppa Italia under 19. C'è il Coba un'altra. Marchigiana. Ieri ci sono stati i sorteggi, dicevamo. E il Coba ha pescato l'Orange Futsal Asti, la vecchia scudettata asti che a livello giovanile continua ad andare forte. Appuntamento venerdì 23 marzo per il quarto di finale numero 2 eh, ad Urbino al palamondolce di Urbino. Non è ancora ufficializzato la divisione che parla di palafiera. Ma insomma, abbiamo fonti importanti, e attendibili, attendibili eh. che ci dicono che i quarti di finale solo quelli si giocheranno ad Urbino. Così dovrebbe essere, gara in diretta streaming, poi vedete gli altri accoppiamenti, Fuori Grotta eh, che sarebbe la formazione gemella del Napoli contro il Caos, Fenice Venezia Mestre contro i Maritime Augusta e Bia Sporta Orte contro Carmagnola. Poi dopo il Cobas, se dovesse riuscire a vincere, giocherà contro una fra Fuori Grotta e Caos, sabato mattina alle ore 11 la semifinale numero 1. La finale della Coppa Italia del 19 è domenica alle ore 11, queste eh, semifinali e finali sempre al Palafiera, come la Coppa Italia di Serie A che è stata presentata invece ieri a livello territoriale dall'Ital Service, dal Presidente Lorenzo Pizza in un'apposita conferenza stampa. C'era il nostro collega e amico di ATV Marche, Andrea Fiano, a seguire la conferenza, ha realizzato un servizio che vi proponiamo. Per noi è un motivo di grandissimo orgoglio perché noi siamo una matricola, è il primo anno che militiamo in Serie A e quindi essere riusciti a portare i finali di Coppa Italia qui a Pesaro penso che sia un risultato strepitoso eclatante. Come ho detto ci sono società storiche che militano da tanti anni in Serie A e non sono ancora riuscite a far sì che la Coppa Italia si potesse svolgere nelle loro città. Noi al primo anno, alla prima richiesta ci siamo riuscite, Vuol dire che Pesaro sta diventando una società importante all'interno della divisione all'interno della federazione ma anche all'interno della FIGC perché non dimentichiamoci che il calcio a 5 è una costa della FIGC e quindi dipende in tutto e per tutto dalla FIGC. È sicuramente un motivo d'orgoglio per la nostra città ospitare le finale di calcio a 5 Serie A1. È la prima volta per la nostra città, è una città che parla sempre più di calcio a 5 e l'abbiamo dimostrato in questi anni, l'entusiasmo è un entusiasmo che cresce. Ed è anche un investimento che l'amministrazione fa Sotto il piano del turismo che lei ha definito sportivo? Sì, è un turismo importante per la nostra città. Abbiamo dimostrato negli ultimi anni che siamo una città che ha voglia di investire nello sport, compresi gli impianti sportivi, compresa le persone che sempre più fanno attività sportiva nella nostra città. Abbiamo voglia insomma di accogliere sempre più discipline sportive il sogno nostro sarebbe quello di riempire il palazzo dello sport il palazzo dello sport, il Palafiera è una capienza di 2.200-2.300 persone avere veramente 2.300 persone sarebbe veramente un sogno, quindi l'appello è quello di venire a vedere la partita, anche perché abbiamo sottoscritto degli abbonamenti a prezzi molto molto vantaggiosi li iniziamo a vendere già da lunedì prossimo al botteghino del palasport alle 15 alle 19 quindi io penso che si possa venire, si possa venire quindi l'appello è di vedere tutte le persone e quindi donne, eh, ragazzi, bambini, signori a vedere la nostra partita e a fare il tifo per noi. È stata una conferenza Pepp in cui eh, il presidente Pizza ha approfittato per giustamente eh, trasmettere l'orgoglio di ospitare una manifestazione del genere, lui e tutto il territorio, tutta l'amministrazione pesarese, e in cui si sono date indicazioni importanti anche a livello di biglietti e abbonamenti, perché stanno arrivando all'ital service, sta arrivando ad avere una pioggia di richieste. Beh, come era abbastanza prevedibile, io ricordo che già da quando la notizia è stata ufficializzata. Avevo pronosticato un, un grandissimo pubblico per l'occasione e così si sta verificando e come ti dicevo prima ha maggior ragione. Se il Pesaro dovesse vincere la prossima gara con Napoli, io sono convinto che veramente la cosiddetta prevenita schizzerebbe alle stelle. Quindi. quindi il rischio di un sold out totale: sì. ricordiamo che il Palafiera può ottenere 2000 posti al momento certificati. Più so che c'è margine anche per aprire altri 500 posti, che sono le due tribune sì. che al momento resta, in partenza dovrebbero restare chiuse, eh, dietro le, le due panchine. Esatto. Ricordiamo quarti di finale, Acque Sapone, Unicross contro Ital Service Pesaro e al Palafiera delle big, la Quasapone è proprio l'unica che il Pesaro ha saputo sconfiggere quella volta c'era Mr. Ricci, gran partita dei ragazzi di Ramiro Diaz tra l'altro, questo l'avevamo preannunciato in passato, ora possiamo dare un'altra ufficialità in questo caso, la partita sarà trasmessa anche in diretta proprio dalla nostra emittente ETV Marche dall'emittente che ci ospita eh, diretta alle 20.30 quindi tanto pubblico al Palafiera ma per chi non potrà essere al Palazzetto ci sarà la diretta tv a livello regionale, poi chi vince questa sfida affronta una fra Napoli e Pescara eh, in eh, semifinale il, eh, due giorni dopo, sabato 24 marzo, in diretta su Fox Sport alle 20.30. Secondo te, chi è la favorita numero uno? Peppe Ma allora, un mesetto fa ti avrei detto il Napoli, sono sincero perché secondo me, come organico, è un organico forte, potrei dirti il came? però il CAME abbiamo visto che in certe partite forse manca ancora di quella maturità. Che no, poi CAME l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia proprio a eh, Pesaro, la Coppa Italia di Serie 2, due anni fa, scusa. Non lo so Matteo, io sono convinto che comunque chi esce da Acqua e Sapone-Pesaro può recitare un ruolo importante, perché comunque Napoli e Pescara in questo momento non vivono un momentone, dal punto di vista di forma magari vincerà una di loro due, non lo so. Però guardo con attenzione la gara del Pesaro, perché superare il primo scoglio, quello dell'Acqua e Sapone, potrebbe rappresentare veramente una spinta importante. Me lo auguro, ce lo auguriamo ovviamente, anche se la Lucia tanta... fa sempre tanta paura. Ha un tabellone in cui gioca con la tina sulla carta la formazione sì. più abbordabile. Poi eventualmente... Caos o cane in semifinale. Però prenderla in un'eventuale finale, una Luparenze, potrebbe poi essere diverso perché una finale ti riempie il palazzetto, c'è un appuntamento con la storia, con esattamente. Comunque ecco, tra le due semifinali secondo me la Luparenze, qualora riuscisse a passare il primo turno con la Tina, perché la Tina adesso in questo momento... Sta in forma. È in forma. È una, è una final Eight molto strana quest'anno molto aperta sì, assolutamente. ricordiamo che abbiamo detto della diretta su Etivo Marche del Pesaro le altre tre gare del giovedì andranno in diretta streaming sulla pagina facebook della divisione su repubblica.it eh, eh, e in diretta su PMG Sport che, che eh, trasmetterà appunto live anche lei, queste, queste partite. Mentre le semifinali e finali saranno tutte in diretta TV su Fox Sport, e questa è una gran bella notizia. Chiudiamo il capitolo Serie A, il capitolo di Tazzervi Se vogliamo in Serie B, e qui Peppe ti coinvolgo parecchio perché. La Tenax, vediamo i risultati, ha battuto 7-1 il Faventi. Il Cus Ancona era partito bene. Poi ha perso 5-2 con Cesena. La Bulldog era partita malissimo con l'Alma. Rischiava di rovinare una stagione invece, capolavoro di rimonta vittoria 5-3. Coba ha vinto facile 6-1 col Forlì. E un bel corinaldo che ho visto con i miei occhi, ha battuto 6-1 il gatch. Ora sembra a letto del recupero che è stato accordato Bulldog Tenax 24 marzo alle sì. ore 15. Per la Tenax la strada sembra aver ridiscesa. Sì, diciamo che ha più di una sconfitta di margine, o meglio, ha ancora una sconfitta di margine, eh, dovrebbe, dovrebbe fare un Arakiri in questo momento. Arachiri che mi risulta difficilissimo da pensare proprio per la maturità che ha espresso la Tenax in questo campionato. Chiarino una strada. maturità che arriva senza dubbio non solo dal nucleo storico della squadra fidardense, senza dubbio da mister Cafu e dal rientro di Patrick Nora in queste ultime giornate che hanno dato comunque una mentalità vincente d'esperienza che aggiunta al, al talento che già, già era presente nella Tenax eh, hanno rappresentato la miscela Nora che è stato premiato da Futsal sì. Marche.it come giocatore del mese di febbraio cosa vi ha detto il campione della Tenax? che bisogna tenere alta la concentrazione fino alla fine che comunque è una Serie B molto equilibrata e che alla fine la sta spuntando la squadra che ha mostrato maggior continuità. Anche se inizialmente i roster di Cobalt e Bulldog Lucrezia sembravano forse un pelino più avanti rispetto alla Tenax. Verità, lo penso anch'io. Sì. In partenza erano sicuramente più eh, attrezzati. Sono tanti giovani nell'Atenax. O sì. per lo meno, anche chi non è giovanissimo, non è in Serie B da chissà quanti anni. Carnevali, ne dico uno, a Cassisi. Ne dico un altro. Mi permetti di fare una menzione particolare a Diego Carducci. Diego sì, Carducci. Volentieri, un, se... un pupillo. Sì, è un giocatore che onestamente, e lo dico proprio in prima persona, mettendoci la faccia, a me mi ha veramente sorpreso quest'anno. È sempre stato tra i giocatori migliori di questa regione, però non l'avevo mai ritenuto tra i possibili crack. Invece quest'anno, secondo me, ha dimostrato di meritare tranquillamente. Una serie superiore negli anni, nei, nei prossimi anni, Carducci, Fioretti e Napolitano. Tre giovani, è rientrato adesso. Napoletano tre dicevo. giovani di grande valore, tre giovani prodotti delle marche. Sei sì. il più forte di Carducci, tutte difficoltà? Carducci, ah, beh, allora non ti messo. Carducci, difficoltà. secondo me, Fioretti e Napoletano anche in questa stagione. Fioretti ha avuto tanti problemi fisici. Napoletano è rientrato adesso dopo un gravissimo infortunio. Anche se Fioretti pure sta facendo benissimo, adesso che mi ci fai pensare. Però penso che in questo momento Carducci sia quello più avanti dei tre. Bene, bene, bene. Insomma, le marche producono bei giocatori. Penso ai fratelli Berigni che stanno alla Tenax, parliamo di giovani, giovanissimi, che fino a qualche anno fa erano minorenni e che ora qualsiasi squadra vorrebbe avere nel proprio organico. Vediamo la volata finale per il primo posto nel dettaglio, ricordando che la Tenax l'ultima riposa. È vero che al momento ha eh, un margine di vantaggio di 5 punti sul Cobai, e di 7 sull'Ocrezia, ma la Tenax deve eh, riposare, quindi l'ultima giornata fra l'altro. Eh, quindi andiamo a vedere nel dettaglio la prossima giornata, quindi analizziamo anche il prossimo turno, abbiamo Alma Tenax e Afan è sempre... Eh, pericoloso, lo sa la Bulldog che perde a 3-0 nella sì. prima parte di gara, poi ha rimontato nel poi secondo tra, tempo Poi Pires si è un attimino svegliato, Mide pure, Dudu Silveira pure, e quindi l'hanno drizzata nella ripresa. Mentre la Bulldog ospita il Cesena, comunque ancora sì. in corsa per Molto il playoff, ha battuto il Cus sì. e si è portato a meno 2 dal quinto posto, mentre il eh, Futsal Cobà deve eh, scontare il eh, turno di riposo. E quindi insomma è fuori dai giochi, insomma non può, non può sicuramente fare e, miracoli. E preparerà la Coppa, preparerà le finalette di Coppa. Preparerà le finalette di Coppa, mentre nelle ultime due giornate abbiamo Futsal Cobacus -Ancona. sì. la Tenax va a Cesena, sì. e lì bisogna vedere come ci arriva il Cesena, se è ancora in corsa oppure no, sì. e la Bulldog va a Forlì a un turno più agevole. L'ultimo turno, Bulldog con sulla carta, favorevolissimo alla Bulldog, il Cobac in casa del Gaccio e la Tenax e riposa. La tenax riposa. Come finirà con il recupero Tenax Bulldog-Tenax il 24 marzo? Primo posto, mi sembra chiaro, lo dai alla Tenax come favori del pronostico. In questo momento lo do alla Tenax, poi è chiaro, in tre giornate può succedere ancora tanto perché c'è la trasferta di Cesena da non sottovalutare, però sì, in questo momento qui lo do, lo do alla Tenax. E il secondo posto, cioè lo diretto fra Bulldog e Tenax condizionerà anche il secondo posto in chiave Coba. Durissima, qui è veramente dura. Forse lo do a Lucrezia al secondo posto. Quindi in casa può battere la Tenax ma... sì. o, o anche pareggiare, insomma, mantenere il, il secondo sì, posto. Sì, forse lo do alla Tenax. Anche cioè in... lo do a Lucrezia, scusami, anche se eh, dipende molto da quello scontro diretto, che sono convinto che i Cagnacci faranno di tutto per centrare un risultato positivo, però vedo tra le due squadre, tra Lucrezia e Cobain, questo è un pelo favorito a Lucrezia. Senti, per i playoff si è riaperto di colpo con questo risultato il discorso anche per l'età beta, perché l'età beta è a quota 29, Cusancona 28, Cesena 26, in tre punti, con tre partite da giocare. E all'ultima giornata c'è un Cusancona eta beta. E allora anche qui voglio il borzino di percentuali. Per allora, l'età beta lo vedo un pelo favorito sulle altre due. Cusancona ha un turno con il Forlì sulla carta agevole, poi va a Cobà. In cui gli do pochissime possibilità, va nella tana del futsal coba e nell'ultima giornata affronta l'età beta Cesena. Non deve più sbagliare, ma ha un calendario molto difficile. Quindi io continuo a dare favorite eta beta e Q Perché Per te, si chiude in, questo, in questa, questo ordine con questa griglia sì. qua, eta beta e Q Voglio spendere. Um un po' di tempo della trasmissione per il Corinaldo perché Sauto tra l'altro era a vedere la partita c'era una sfida che ovviamente non essendoci la retrocessione, questa cosa va cambiata assolutamente perché eh, non la digerisco e, um, si giocava però la possibilità di non chiudere all'ultimo posto contro il gatch, che comunque si aveva 5 punti in più in classifica prima alla vigilia del match e il Corinaldo ha letteralmente schiantato il Gatche dimostrando secondo me una superiorità abbastanza evidente hanno segnato un po' tutti, c'è stata festa per tutti, contento il pubblico e poi c'è stato spazio per l'esordio di Bacchiocchi. Un altro a proposito dei fioretti, dei napoletano, dei Carducci, un altro talento che, che emerge nel calcio 5 nazionale, o meglio marchigiano a livello nazionale. 8 minuti, ha deliziato, ha fatto le cari baffi a tutti, ha deliziato il palato a tutti e qualsiasi frase buona per. Dire che in eh, 4 minuti effettivi nel primo tempo, 4 nel secondo. Questo ragazzo ha tirato fuori delle giocate straordinarie. Prodotto occasioni da quali in serie subito. tan, appena entrato, è stato incisivo. Posso fare una, una, una lieve polemica? Ah, sì. io, so, io, Puoi sono, fare che io sono convinto e lancio una provocazione a Mister Gurini. Che stimo tantissimo, al suo interno, c'erano. Secondo me, il Corinaldo ha degli elementi nella juniores che Qualora fossero stati impiegati con maggior frequenza in prima squadra anche a scapito di altri elementi, io sono convinto che la classifica del Corinaldo ah, sarebbe stata in di nettamente allora. migliore. Penso ai Pianelli, penso ai Bacchiocchi, penso agli Agostinelli, penso ai Giombi, ai Pompili, ai Ha Pellini. esordito quasi sì. tutti: Biagini, Serpicelli, sì. Agostinelli. Ti premetto che nel campionato Juniores e li ho affrontati quattro volte. Secondo me hanno non uno, ma tre ritmi diversi dalle altre squadre. E questo è merito e del Maestro Tio. Se siamo Tinti. innamorati della Vinosa, l'abbiamo detto, detto e questo è il Maestro Titi. Io sono convinto che qualora avessero avuto più spazio in prima squadra, anche a scapito di altri giocatori, io sono stracerto che la classifica del Corinaldo sarebbe stata nettamente migliore di quella che è. Secondo me esageri perché i giocatori della prima squadra bambini ho lanciato Mancini, Campolucci Balducci hanno ho la, tante, ho lanciato. Uomo, ho, lanciato Bologna, ho lanciato una provocazione. Rotatori, cioè mi, fermo, mi fermo lì, la lancio. Ci perché, sta, è una provocazione che ci sta perché, come sai, mi Semmai piace. Se mai quello in che in molti hanno pensato. Poi l'allenatore sta lì, la società sta lì. Sanno loro. Certo. molto meglio di chiunque altro è qui seduto agevolmente a commentare come vanno le cose, però magari un talento come Macchiocchi, io mi aspettavo che avesse potuto esordire visto anche che c'è margine d'errore tenuto conto talento del momento assoluto. assoluto assoluto a tutti cioè, i livelli il, il miglior offensivo. profilo della classe 99 lo ribadisco insieme a Marangoni che abbiamo in regione. Mi aspettavo magari poi a Mister Guro che è un amico e che stimo in maniera sì, sì, tremenda, fra virgolette, ci sarà modo di domandare perché l'esordio è arrivato a quattro giornate alla fine e non prima. Magari ci sono dei motivi, sicuramente, sono dei motivi ultra validi. Comunque. Resta il fatto che Corinaldo ha cresciuto un altro giocatore nel suo settore giovanile sì. straordinario, che questo ragazzo è un talento. Tra l'altro, ha dichiarato: Leggo il comunicato dell'amica e collega Alice Mazzarini. Giocare nella prima squadra di una società che ha creduto in te è un sogno che si realizza. Poche parole, ma efficaci. Questo ha detto a fine gara bacchiocchi e insomma resta il fatto che questo è avvenuto e questo è davvero un bel segnale e lui ha risposto presente non ha fatto un semplice esordio ha dimostrato che lì La può man. dare il suo bel contributo Ra oggi e domani ragazzo fortissimo educatissimo bravo dentro e fuori dal campo me lo ricordo già dagli allievi perché nella sua formazione grande merito ha avuto Max Tinti ma non ci dimentichiamo anche di Daniele Bronzini quindi un ragazzo di cui sentiremo sicuramente parlare sono convinto Complimenti a Bacchiocchi, complimenti al Corinaldo, a chi lo ha cresciuto, a chi lo allena e a tutti quanti lo seguono nel Corinaldo. Eh, abbiamo visto il, la volata finale, il calendario, quindi indirettamente abbiamo visto anche il prossimo turno, lo rivediamo nel dettaglio. Cus Ancona, eh, Forlì, ovviamente parliamo di questo weekend. Sabato, Faventia, Corinaldo, eh, Gace e Tabeta, Almafano, Tenax e Bulldog Cesena riposa il Coba. Credo che possiamo passare alla Serie C1, quindi fare un altro salto nella nostra scaletta. Serie C1 in cui l'Ancon è tornata subito a vincere, soffre più di quanto magari non dica il risultato, ma batte alla fine bene il Grottaccia. La Fuzza SKL altrettanto ha vinto 6-4 col Pieve Dico, ma resta il più 7 e fa prima e seconda. L'Ancon, a l'Ancon mi sa che mancano davvero pochi punti anche per la matematica, perché ormai restano 5 turni se non erro di cui uno deve osservare il turno di riposo, giocherà col Pieve d'Ico, in casa con il Castrum Lauri, ad Ascoli nello scontro diretto e poi in casa con, con lo Iesi. Considerando che c'è lo scontro diretto, è un campionato ancora aperto o l'Ancon può iniziare al, a preparare alla, lo spumato? Secondo me all'Ancon mancano 4 punti per 4. avere certezza, secondo me sì, 4 perché, non 7, perché la SKL dovrebbe vincerle tutte. E ha un calendario non proprio agevole. Quindi dici che l'Ancon si può addirittura permettere un altro sì, passo. Secondo falso. me sì, possono bastargli 4 punti Ancon che va fortissimo. La SKL comunque eh, si eh, fortifica al secondo posto. Anche perché il colpaccio di giornata ogni settimana ce n'è una laggiù in fondo, che eh, con la combina il grossa in positivo. Corpo, sì. Piazza il colpo. In questo caso, il Cus Macerata va a vincere a Cagli 3-2 la settimana scorsa. Falconara sull'ancon questa settimana, Cus colpaccio col colpaccio in chiave salvezza <coughs> giusto giusto perché il Cus Macerata mi raccontano abbia giocato con grande determinazione sfruttando uno dei pochissimi scivoloni del Cagli in casa e quindi meritatamente conquista questi punti che in chiave salvezza sono di platino quindi. timbro di Marangoni il solito Marangoni a proposito di giovani ma doppietta anche di un altro giovane molto interessante Matteo Angiolani classe 98, anche lui quest'anno 14 reti in C1. Insomma, questo, questo campionato del Cus Macerata sta tirando fuori, seppur fra mille difficoltà di classifica, certo. altri prospetti interessanti. Altra società che tira fuori sempre bella es roba. Esatto, mi piace perché anche loro giocano con prodotti formati al loro interno. Ci sono tanti ragazzi validi. E non voglio fondamentalmente tifare per nessuno, però è una di quelle squadre che mi fa piacere di vedere lì perché comunque lavorano bene con il proprio settore giovanile. Hanno squadre che primeggiano, comunque lottano per i primi posti sia i juniores che, che negli allievi che nei giovanissimi da anni. E quindi per me, chi investe seriamente sul settore giovanile è giusto che poi raccolga i propri frutti. Opinione condivisibile in bocca al lupo ovviamente a tutte e quello che insomma no, diventa inspiegabile vedendo il, il tabellone, il Città di Falcona la settimana prima vince 4-3 con l'Ancona poi Vagliesi perde 16-0, che è successo agli amici falconaresi? Non ne ho idea, risultato roboante, e credo sia stata la classica, classico venerdì da dimenticare ecco quindi non lo so, è un risultato che ha sorpreso anche me ma magari ha preso una piega sbagliata all'inizio sì, e poi si bella, è preferito non, eh, non forzare non rischiare energie inutilmente anche perché arriva una partita in casa con lo Sporting Grotto a Mare che come le prossime così come per la Dynamis diventano decisive in chiave salvezza questa vittoria di Cusmacerata Macerata ha reso il derby falconarese ormai un duello per la salvezza diretta fermo restando Guardando che anche chi arriva penultimo deve fare punti perché sennò rischia di non fare i play-out per la differenza e infatti di la, punti. la Dynamis ha un incontro fondamentale col Futsal Potenza BC qui anche Falconara probabilmente non fa può il tifo per, per sì. la Dynamis la dinamis non può sbagliare questa, questa partita prossimo turno eh, lo abbiamo intravisto così come i risultati del turno precedente lo vediamo, Pieve dico Ancon la partita eh, che all'andata fece tanto discutere anche la giustizia sportiva alla fine diciamo fra virgolette perché non è proprio così sconfitta a tavolino a tutte e due c'è da temere qualcosa oppure in questi casi c'è talmente tanta attenzione per cui andrà tutto liscio ma io credo che andrà tutto liscio comunque è passato diverso tempo certo sarà una partita maschia e per l'Ancon c'è veramente una possibilità di dare l'ennesima dimostrazione di forza perché andare a vincere a Pieve significa veramente eh, lo dico senza problemi chiudere il campionato quindi. Questo è un, uno di quegli ostacoli sì. scalini fondamentali. La SKL, che in trasferta ha più che zoppicato in ultimo periodo, va in casa di una che comunque sia sì, che in giro di ritorno, bene. ha fatto bene. Tra l'altro, ha riposato nel turno scorso, quindi, qua già c'è un'altra sfida difficile sì, per la SKL: esatto. Pot Futsal Potenza Picena di l'abbiamo detto. Sfida fondamentale anche per il Futsal Potenza Picena. Che Chiar. qualche bel risultato l'ha fatto, compreso il pareggio del weekend scorso e se vuole chiamarsi fuori dai playout. Definitivamente deve cercare assolutamente di vincere poi Boca Fano. È una sfida, potremmo definire la salvezza, anche se il Fano, come il Pieve, è una situazione abbastanza di, di purgatorio di classifica che probabilmente non cambierà. Pesaro Cagli è la sfida più stuzzicante lassù, fra due belle realtà giovani eh, che puntano ai playoff. Ma eh, tutte e due devono fare punti. Sono due squadre interessantissime, tutte e due, perché comunque sono squadre giovani, squadre che hanno alternato. In questo campionato grandi prestazioni a scivoloni che, non, che in pochi si aspettavano. Questa, questa secondo me può venire fuori una gran bella partita. Così come Grotaccia Iesi che vale anche in questo caso i playoff e quindi altra partita sotto sì. i riflettori. Tutto questo si giocherà domani sera, giocano tutte di venerdì sera, quindi un venerdì da Leoni potremmo così modificare eh, un, un titolo del passato e mh, per la Serie C1 per il massimo torneo regionale. Prima della pausa per la Pasqua. Noi siamo in chiusura di prima parte, abbiamo parlato parecchio. Eh? Quest'oggi c'è molto da analizzare, d'altronde siamo alla volata finale. Nella seconda parte, dopo una brevissima pausa pubblicitaria, parleremo della volata giovanile, sì. perché ci sono i titoli in palio che arrivano e poi un po' di femminile, anche se questa settimana c'è stato il riposo per le categorie nazionali con le finalette. Quindi ci sfioreremo l'argomento. Oh, fra poco! Per la seconda parte di Calcio 5 M Magazine. Come dicevamo, siamo entrati nel vivo a livello giovanile, ci sembra doveroso parlarne in maniera approfondita. Siamo nel vivo delle, delle competizioni eliminazione diretta per l'assegnazione dei titoli regionali. Vediamo nel dettaglio perché ogni categoria ha un suo regolamento. Quest'anno Marco Capretti si è cervellato. Si dice così: in gergo, mettiamo in dialetto. Ehm, ha inventato una formula originale per ogni campionato in base al numero delle squadre, i gironi e tutto quello che tutti gli elementi che aveva a disposizione. Partiamo dall'under 21. Dunque, nella categoria under 21 abbiamo una situazione in cui, in base alla classifica finale del neonato, ricordiamo lo girone eh, under 21, eh, le eh, prime 6 formazioni sono andate alla fase finale, le altre 4 sono, sono fuori. Le prime due, ovvero Strenza e Castelbellino, aspettano un turno. Le altre quattro si affrontano in una sorta di preliminare. Sì. Il tabellone in questo caso mette contro Verbena con Juventina, quindi la terza e la sesta forza del campionato, e Villa Musone... Contro Mantovani, quindi quarta contro quinta, poi mi dicevi te Peppe come funziona il proseguo? Poi dopo ci sarà una final four, chiaramente, e dopo ci sarà tutto il sorteggio perché la final four sarà fatta poi in sede unica il 14 e il 15 di, di aprile, anche l'under 21. Sì, nella, sì, c'è anche uh, l'under sì, sì, okay. 21, e che dire di questo campionato? Inizialmente ero un po' scettico anch'io, devo dirti la verità, però ha risposto bene. Ci sono state tante, tante partite comunque anche di buon livello. Anche alle finali di Coppa è stato bello, stato un bello spettacolo sì, tecnico, sì, Secondo me Ostrense e Castelbellino hanno un qualcosa in più delle altre Questo ci tengo a dirlo perché lo Anche se sì, il, Castelbell il Castelbellino si è fatto una bella vittoria sul livello Strenza è L'ultima è caduta con la Nuova Juventina, vedo da calendario sì, e... Forse non aveva più nulla da chiedere per il primo posto guardiamo, magari, guardiamo questi spareggi Verbena, Nuova Juventina, Villa, Musone, Mantovani ma, la classifica è ma, molto corta, diciamo quindi i valori se, dovrebbero essere molto diversi. Sì, vicini. forse il fattore campo potrebbe fare la differenza. Perché comunque Villa Musone, se non erro, giocano all'aperto. Verbena invece, Verbena, comunque è un, campo, è un campo sempre difficile, un campo piccolo, una squadra Che poi comunque ha degli elementi interessanti. Quindi do provo a dare favorite Verbena e Villa Musone Verbena, nuova Juventina martedì, da comunicato ufficiale alle ore 20 e eh, Villa Musone contro eh, Mantovani domenica invece alle ore 15, 15 al campo scoperto di Villa Musone esattamente Andiamo alla Juniores che conosci molto bene, sì. direi. Perché sei allenatore di Cusancona e quindi la conosci molto da vicino. Dunque, qua invece abbiamo le prime quattro, fra cui Cusancona Ancona, che sono già ai quarti di finale. C'è sì. una fase preliminare invece che mescola fase gold e fase. Insomma, nei gold e girone silver, giusto? Esattamente, in cui dalla quinta all'ottava posizione della, del gold. Si andava ad accoppiare con le prime due dei rispettivi gironi, Silver, mentre invece la nona, che era la, pol la polisportiva Mandolesi, purtroppo è stata estromessa dal, dal playoff finale. E si trovano, si incontrano amici del centro sportivo contro Città di Falconara, partita apertissima perché gli amici del centro sportivo in casa sono una squadra molto temibile. Campo all'aperto anche qui. E Città di Falconara invece è una squadra che eh, se può schierare tutti i giocatori, compresi i giocatori che giocano in prima squadra, diventa veramente difficile da affrontare. Recarati e Villa Musone sono due formazioni che sono abituate al campo scoperto. Quindi, entrambe giocano in campo scoperto. Il Villa Musone, abbiamo visto, è stata già alle finali di coppa. Ha un allenatore molto preparato. Recanati Canati l'ho affrontato nella scorsa settimana in casa, può essere una squadra veramente molto, molto temibile. Quindi anche qui sarà una gran gara. Pietra Croce e Fabriano è una partita da tripla perché eh, sono due squadre che secondo me fanno dell'agonismo la loro arma migliore. Il Pietra Croce avrà Malaccari squalificato e Malaccari è l'elemento eh, più importante della Rosa. Il Fabriano, eh, il Fabriano è sempre una formazione temibile. Chiaro che il rendimento tra casa e fuori casa del Fabriano cambia, cambia di tanto, perché sappiamo tutti quanto sa essere caldo il Palabozzi. Ultima gara, che poi è quella che ci vedrà noi del Cusancona indirettamente coinvolti, Audax e Cantine. L'Audax, eh, sempre formazione molto temibile, e ha un giocatore, un pivot che si chiama Liberati se non sbaglio, che è veramente bravo, ricorda un po' il primo Lidi. Quindi, per, per gli appassionati, ricorda un po' il primo Livi, oh, no. e invece il Cantine Riunite, sono sincero, è una squadra che conosco molto poco e che conoscerò nei prossimi giorni. Più avanti entreranno le prime quattro del gold in un doppio Corinaldo quattro... invicta qui due maceratesi sì. Questo mi fa piacere sottolineare sì. invicta macerata e cus macerata e voi del cus ancora grande tradizione con cus ancora cus macerata e corinaldo e l'invicta come nuova che l'invicta li, uh, ma squadra importante l'invicta matteo è la formazione che mi è piaciuta più di tutte addirittura più Perché, del corinaldo. No, nel senso corinaldo tra le mani. corinaldo <ride> sì, corinaldo già sapevo il, tutto il suo valore Cus Macerata, per me, lo ribadisco, ha il valore assoluto più forte della Juniores, insieme a Bacchiocchi. L'Invicta mi ha sorpreso per l'organizzazione di squadra, una squadra veramente organizzata. Non tantissimi elementi, non top player trascendentali, ma ognuno sa quello che deve fare, hanno due portieri molto bravi. Ognuno sa quello che deve fare, hanno già delle esperienze nelle prime squadre, quindi faccio i complimenti all'amico Pennesi perché ha lavorato molto bene con questi ragazzi. Sarà, sarà una bella... Ti sarà... piace questa formula? Tantissimo, l'ho detto pure bene, a Marco Capretti, bene. tantissimo, perché veramente rimette tutti in gioco. Dispiace un po' per la Mandolesi, sono sincero, perché una squadra che arriva nel molto. girone gold, secondo me deve comunque avere la possibilità di giocarsi poi i playoff. Però d'altronde una bisognava estrometterne... Questo è il regolare, si sapeva dall'inizio. Sì. Quindi ci può stare. Gli allievi. Ancora deve finire sì. il campionato. Abbiamo girone A e B. In campo con il Pesaro che domina il girone A. Siamo arrivati veramente in conclusione di eh, stagione. Il Cerreto che prova a inseguire. Mentre nel girone B comanda il Cus Marcelata con un punto sul Villa Musone e 4 sul Cus Ancona. qua eh, saranno ai playoff le prime 4 di ciascun girone: sono esattamente, secondo accoppiamenti incrociati. Quindi poi andate a ricordare l'accoppiamento. Sì, 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 andremo sul classico. Molto bene, arriviamo molto, molto bello. Il campionato allievi, sì, c'è molto materiale interessante. Molto, insomma, molto bello. Molto lo sto seguendo dopo averlo fatto per quattro anni, lo sto seguendo da osservatore, veramente molto bello. Piace tanto. Andiamo ai giovanissimi, dove la formula è praticamente identica sì. a quella della Juniores con un preliminare a modi ottavi di finale che vedrà opposte fermo Real San Costanzo, eh, la vincente gioca contro il Cus Ancona. Fuzza la SKL contro Corinaldo, chi passa a, a fronte agli amici del Centro Socio Sportivo di Mondolfo. Certo. Ehm, poi Virtus Team contro Acli Villa Musone Chi passa incontra il Cus Macerata E Pesaro Montecosaro. Chi vince sfida il Cantine Unite Qua chi sono le favorite gio nei giovanissimi? Cus e amici del centro sportivo Hanno un qualcosina di più Ma mai dare nulla per scontato Tant'è che entrambe le squadre hanno perso rispettivamente il Cussancona contro il Pesaro e invece gli amici del centro sportivo, se non ricordo male, hanno perso punti a Fabriano proprio perché, essendo dell'età sempre molto particolare, che i giovanissimi sono molto piccoli, ancora ogni partita va giocata. È difficile dire chi è più forte o chi non è più forte. Comunque si tratta sempre di siamo poco più che ragazzini, quindi siamo i primi approcci. Poco più che bambini, direi. I eh, sono, sono i primi approcci di calcio a 5, quindi lo guardiamo sempre con molta curiosità. Tutte queste formazioni le troveremo alle finals giovanili, la sede è ancora da stabilire, abbiamo letto il comunicato in questo periodo del, ehm, del, di Marco Capretti, insomma, del Calcio a 5 Marchigiani, comunicato ufficiale sulla pagina della LND che si sta cercando una sede, ci sono delle società che hanno mostrato il loro interesse, ci sta lavorando Capretti, vedremo cosa emergerà, se ci sarà un impianto nuovo, una sede nuova, cosa verrà eh, deciso. A proposito di tabelloni di gara di eliminazione diretta, passiamo alle Final Eight, alle, scusa al tabellone, sì anche se siamo davvero, a una sorta di Final Eight, anche se eh, con gara ognuno in casa propria, di eh, serie C femminile. È stato definito il tabellone degli accoppiamenti perché è stata anche giocata la gara dell'eta beta che mancava al, al copione e quindi adesso è definito il tabellone con la Jesina che affronterà il Pian di Rosi, l'Eta Beta che sfiderà il Futsal 100 Torri e Sporting Grotta che sfiderà Filotrano. Queste le magnifiche otto con le due grandi favorite Jesina e Eta Beta in due parti del tabellone separate. Un applauso e saluto alla competizione comunque a testa alta, Montevidonese, Corridonia e l'Elvia Recina, la nostra Vetre, eh, eliminate rispettivamente dalla, dalle squadre della prima parte di tabellone, poi ancora l'Invicta sconfitta dall'Eta Beta, quindi Bocastrum, Futsal Prandone Vis Civitanova, ora le otto migliori si affrontano nel, nei quarti di finale, iniziano domani sera, gare di andata e ritorno, Jesina e tabetta favorite, però occhio anche per esempio a Cus Macerata e Sporting Lattamare che nel girone Gold hanno fatto molto bene, qual è la tua opinione? che in controtendenza con quello che hai appena detto, per me se la giocheranno soltanto Etabeta o Yesina. È un discorso a due, secondo quindi me le sì. altre formazioni non le vedi... No, le vedo, sì, cioè nel senso tutte possono essere potenziali outsider, però secondo me Etabeta e Yesina hanno proprio qualcosa di più rispetto alle altre. Tabellone, dicevamo, con quarti di finale questo weekend e il prossimo, quindi 16-23 marzo indicativamente, ma ognuna poi ha i suoi orari e le sue, i suoi appuntamenti per le gare casalinghe, poi semifinale e Viaggio fino alla finalissima per la promozione in eh, serie 2. Quindi, insomma, un tabellone con tanta adrenalina e tanta voglia di emergere per queste formazioni. Completiamo ora il mh, discorso femminile, parlando rapidamente diciamo di Serie A e serie 2. Rapidamente perché nel weekend scorso i campionati erano fermi. Si sono giocate le finali di Coppa Italia per la serie A grande successo per il Monte Silvano dove gioca, fra l'altro, l'ex Falchetta Giulia eh, Domenichetti e invece per, il, per la Serie A2, nelle finali di Bari, c'è da dire che non è andata benissimo per il Flaminia Fano sconfitta subito al primo turno, in semifinale, quindi nella Final Four ma anche per l'Etabet, Beta, appunto, ne abbiamo parlato eh, poc'anzi sconfitta eh, subito ai quarti di finale nella Final Eight di Coppa Italia di eh, Serie C vediamo allora, eh, oltre a fare i complimenti alle società fanesi perché hanno tenuto decisamente alto, alta la bandiera delle marche a queste Final Eight eh, andiamo a vedere il prossimo turno della Serie A per capire da dove riparte il Città di Falconara non sarà una partita affatto semplice per la formazione di Massimiliano Neri che va a far visita all'Olympus Roma quindi affronta la vice-regina, l'abbiamo detto la settimana scorsa il Città di Falconara che insegue la sua salvezza a questo punto e la permanenza in Serie A servirebbe un'impresa, sembra davvero troppo dura questa. Eh, questa è abbastanza proibitiva, però diciamo che un testa a testa ormai con il Salinis fino alla fine sperando ecco, di primeggiare. Per la gara con l'Olimpus la vedo abbastanza male, però chiaramente è bene lavorare perché il campionato mette in palio ancora dei punti importanti che non vanno falliti. Poi dopo per il Città di Falconara, l'appuntamento successivo sarà sicuramente molto più importante. Contro la Lazio, l'avevamo ricordato, però insomma, adesso testa alla sfida con l'Olympus. Rapidamente, vediamo anche la Serie 2 che riprende eh, con eh, questo programma. Per quanto concerne il girone A, diciottesima giornata con il Flaminia che ospita la Real Fenice e la inseguitrice la Noalese a 4 punti di distanza che va in casa del Verona l'abbiamo già ricordato anche nella puntata precedente in cui abbiamo annunciato la pausa del campionato Pen mentre per quanto riguarda il girone B c'è un turno davvero interessante perché c'è il derby fra ehm, le marchigiane quindi si gioca la sfida fra Dorica Torretto e Civitanova in Futsal Mirko Massa contro Mirko Angeletti, avere una sfida fra due personaggi importanti del nostro calcio 5 e c'è l'Atletico, o meglio il Fiberpasta Chiaravalle che ospita il Bisceglie, cerca l'impresa e Chiaravalle è capace di compiere imprese di questo tipo qua. Beh sì, dovrebbe, dovrebbe cercare di accorciare, se vi è un risultato importante per credere ancora nei playoff. Questa è la situazione di Serie A2, la Serie A l'abbiamo ricordata, siamo davvero in conclusione Peppe. ormai gli argomenti sono caldi, tutte le partite diventano decisive sia in campionato che nelle rispettive Coppa Italia è davvero un periodo florido per il Calcio 5 Marchigiano. Sì, e per fortuna perché per noi addetti ai lavori sono i momenti migliori. Arriva l'indecisione di quale sì. partita andare a vedere ah, nel weekend, insomma. Dove sarai questo weekend? Non lo so, devo è ancora decidere. De devo è... parlare con i miei partner, quindi <ride> vediamo un attimo dove, sì. dove potrò essere. Indecisione è e indecisione resta. Grazie come sempre per essere stato con noi. Abbiamo chiacchierato davvero tantissimo. Noi ci ritroviamo la settimana prossima per un'altra. Puntate di calcio a 5 M Magazine e poi appuntamento, tutti al Palafiera. Questo sì, per le grandi finalate di Coppa Italia di Serie A. Ciao, buona serata.